Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla decorazione della mia agenda. Oggi inizieremo finalmente ottobre, decorerò la prima settimana di ottobre e non vedo l'ora perché mi piace tantissimo questo mese. E il tema che ho scelto di portare in agenda questa prima settimana lo ha scelto Luna Lo ed è sui gatti. Visto che l'altra volta ho fatto il video dove vi mostravo tutti i miei stickers, e se ve lo siete perso ve lo metterò linkato qui nelle schede, e ho detto che avevo troppi stickers con i gatti, veramente ne ho un'infinità come potete vedere, e quindi la meravigliosa Luna Lo mi ha suggerito appunto di fare una settimana a tema gatti in modo da smaltirne qualcuno e ho colto la palla al balzo, quindi non vedo l'ora di fare questa prima settimana di ottobre molto gattosa, quindi cominciamo subito. Apriamo l'agenda, eccola qui, questa è la vista mensile di ottobre. Come segnapagina ovviamente ho scelto proprio un gatto, bello, nero, perfetto per ottobre. Qui c'è già la mia prima zucchetta che ho tirato fuori, mettiamo il gattino qui e come vista mensile ho deciso di non disegnare questo mese perché ho poco tempo a disposizione, sinceramente mi sarebbe piaciuto sì disegnare, ma non ce la faccio con i tempi. Quindi mi sono creata questi stickers qui che mi piacciono tantissimo e ho deciso di chiamare il tema di questo mese una Polaroid al giorno. Infatti, se ci fate caso, gli sticker sono a forma di Polaroid e poi qui sotto scriverò qualcosina e sono tutte immagini autunnali. Adesso io fuori video le ritaglio tutte e scelgo le immagini per la prima settimana. Ci vediamo tra un attimo. Ed ecco qui le prime Polaroid che ho scelto per questa settimana. Qui scrivo il titolo, quindi una Polaroid al giorno. Come washi tape decido di attaccare questo qui, bello autunnale con le foglie. Mentre in basso decido di attaccare questo qui con gli alberi. Dritto, più o meno. E adesso inizio ad attaccarli. Carini, mi piacciono tantissimo. Momentaneamente lo lascio così, poi casomai lo definisco, faccio i contorni, ma adesso voglio iniziare a decorare la prima settimana di ottobre, tutto a tema gattini. Quindi vediamo un po', ne ho veramente troppi di gatti, cioè guardate qui, e questo è tutto pieno, ne ho veramente tantissimi. Allora, questo qui ciccioso mi piace molto, quindi lo metterei qui. E poi tra l'altro io amo i gatti immensamente. Oh, questo mi ricorda Ronnie. Devo un po' capire quali utilizzare e quali no. Carino anche questo. Questo tutti belli adesso. Ovviamente ci sono i doppioni. C'è anche un topolino che io quasi quasi metterei. Allora, fatemi fare un attimo una veloce selezione. Ci vediamo tra un secondo. Eccomi qui, ho selezionato tra tutti i miei preferiti, quindi adesso li sposto e vedo un po' come poterli sistemare. Devo anche andare a cercare il washi tape, dovrei averne uno a tema gatti, adesso vado a vedere. Allora, copro le scritte. Allora, qui in alto vorrei mettere
questo che mi piace tantissimo, cioè i gatti che mangiano il sushi, questo è meraviglioso, e vorrei attaccarlo qui, solo che devo per forza coprire questa parte, sennò si vede e non mi piace. Che carini che sono! Anzi, mettiamolo in basso. Vediamo se ci entra. Sì, e dietro il topolino che corre mentre il gatto dorme. Io mi creo pure le storie mentre... Nel frattempo, vabbè. Quindi il topolino che scappa al gatto che dorme. Anche questi qui mi piacciono molto. Così. Un gattanino. Mettiamolo qui. E a fianco vorrei... potrei mettere le scatolette di tonno. Ok, così. Là. Questo che guarda fuori dalla finestra lo metto qui. Tra l'altro io amo i gatti rossi. C'è il gatto del vicinato che noi chiamiamo Ronny, che è così rosso. Ogni tanto io metto le foto su Instagram e ne sono follemente innamorata di questo gatto. Poi sono bellissimi i gatti rossi. Washi tape recuperato. Ecco qui, washi tape con i gatti. Ovviamente io potevo non avere washi tape con i gatti, no, dovevo averlo per forza. Quindi eccolo. E lo attacco, se riesco ad aprirlo, ce l'ho fatta. Qui. Così, con tutti questi bei gattini. Lo metto. Ma però esce, mi sa fuori la coda. Devo tagliargli la coda? No, dai, ce l'abbiamo fatta. Lo metto qui. Così. Là. Ok. Metto qui. Che carini. Oddio, adoro questa settimana così gattosa. Questo lo metto qui. Perché solo dall'altro lato non mi piace, quindi... Ok, almeno richiamo. Mentre qui come divisorio tra il sabato e la domenica metto questo là, così là, così, questo lo metto qui. Io quasi quasi lo lascerei così. Faccio una cosa, ho finito, ho deciso di lasciarla così perché gli altri sticker sono troppo grandi e non mi rimarrebbe spazio sufficiente per scrivere. Ecco qui la prima settimana di ottobre al completo. Mi piacciono tantissimo tutti questi gattini. Poi io amo i gatti. Potrei forse mettere qualcosina qui ancora, ma no, mi sa che invece lo lascerò così. Questo è il mio stickers preferito tra tutti. Questo qui dove mangiano il sushi. Fammi sapere se questa settimana ti è piaciuta. Spero tanto di sì. Se ti piacciono questi stickers che ho utilizzato, scrivilo giù nei commenti che casomai vado a ricercarli perché li ho presi o su Shein o su Temu, ma devo andare a recuperare il link, quindi se sei interessata te lo cerco con piacere. E niente, io aspetto quindi di leggere i vostri commenti giù. Pollice in su, mi raccomando, se amate i video sull'agenda, sulla decorazione. Vi auguro una buona giornata, una buona settimana e spero ovviamente di rivedervi anche in un mio prossimo video. Ciao!